Headshot! Ciao ragazzi, bentornati su Tomb Raider. Dunque, ci eravamo lasciati che, insomma, eravamo alla ricerca di cibo e quindi continuiamo e vediamo se riusciamo a trovarlo. Oh. C'è un... cos'è? Un cervo, sì? Non puoi andarci in modo molto silenzioso? Chissà. No, no, era chiaro che non potesse prenderlo sin da subito. Anche perché non ha armi. Dove sono finita? Ehi, posso usare quell'arco? Ah, andiamoci a rubare l'arco del morto, della morta. Queste sono delle frecce. Inizierei a prendermi le frecce, che dici, Lara? Allora, dovremmo salire qua sopra. Non posso cacciare a mani nude. Eh no, che non devo puoi. Un'arma. Ce la fai a saltare da qui a lì? Chissà. Sì, brava Lara. Che bei salti che mi fai. Posso farcela. Attenzione a sto spuntone che ti uccidi. Ah, ok, ho capito. Devo aspettare che viene verso di qui. Vai! Brava, Lara! Ecco qua, lo sapevo che dovevi cadere. Sulla ferita... No, no, non sulla ferita. Meno male. Ecco qua. Ora hai l'arco. Nuova attrezzatura. Vediamo se funziona ancora. No, sai cosa? Allora, LT... RT, va bene. Concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Molto semplice, sì. Abbiamo sentito anche il pensiero di qualche. Non ho capito di chi. Devo mangiare qualcosa. Sì, mo ti faccio mangiare. Volevo andare un attimo di qua. Volevo capire cosa c'era. Perché c'era una strada, ma non capivo. No, niente. Assolutamente nulla. Queste sono frecce? Sì, prendile, prendile che ti servono, vai. Qui c'è una porta, ma non ti fa entrare, ovvio. Eccolo lì, eccolo lì. Allora, dovremmo andarci... Ma non sai camminare piano? No, eh? Dio, non l'avevo visto quest'altro. Ne avevo visto uno, ma non quest'altro. Allora, vabbè, andiamo su quello lì che ho visto prima. Dato che a quanto pare non è che scappano proprio subito. Eccolo qua. Oh no, mi ha visto. Come cazzo mi ha visto? RS per zoomare? Ah, figo però. Figo, mi piace. Niente, provando ad andare un po' più su. Ah, ci sono altre frecce lì. Vai, prendile. Vai, ce la puoi fare, Lara. Quasi. Dai, corri. Madonna, che peccato, però mi dispiace un sacco. Ma perché devi uccidere? Vabbè, è sopravvivenza, lo capisco. Però, madonna, non ti dispiace un po'? Non ti dispiace? È brava, perdono. Sì, perdonami, sì. Ma poverino. RIP. Torna all'accampamento con la carne.
Aspetta, ma tu l'hai già presa quindi la carne adesso, sì? Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa. Sì, vai tranquillo, bro. So come fare. Volevo soltanto capire se le frecce che scocco vanno completamente perse o posso recuperarle. Ma c'è anche un coniglio. Ma non è che riesco a farmi anche il coniglio, no? Dai. Il coniglio non te lo prendi? Non ti piace il coniglio, sì? Headshot! Ci sto prendendo troppo gusto, ragazzi, eh? Ah, quindi le trovo delle frecce ogni tanto, dai. Quante ne ho? Non capisco. Più che altro vi spiego. Praticamente, sopra lì dove escono quelle due frecce, io ho la barra della registrazione. Dunque, di conseguenza, io non riesco a vedere se c'è un numero o qualcosa del genere. Ecco perché non so precisamente se c'è il numero delle frecce o meno. Infatti mi sa che nelle prossime registrazioni quella barra la sposto un po'. Ok. Accampamento, abilità. Posso investire l'esperienza che ho fatto per le abilità. Ecco, questo mi interessa, recupero frecce. Lo posso fare? Sì. Ora posso recuperare le frecce. Prima non potevo farlo. E vabbè. Ho sbloccato questa abilità invece di altre, perché credo sia la più utile. Recuperare le frecce è decisamente utile. Qui Conrad Roth, capitano dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel triangolo del drago. Roth! Lara! Sei vivo! Calma, piccola, calma. Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovata in una caverna. C'era un pazzo, Roth. E ho visto un cadavere. Ho capito. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ecco, come avevo ipotizzato, si sentiva in colpa. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Ma ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. E tieni la radio accesa. Ok. Dai, forza, che ce la puoi fare. Esci dalla foresta. Allora, prima di tutto, la carne perché la lasci qui? Voglio capire. Da dove posso iniziare? Ok. Musica. Nuova serie. Non ho capito cosa ho preso. Ah, ecco. C'è anche la mappa, che è la prima volta che la vedo. Da dove posso iniziare? Ah, ok. Stava scrivendo il suo diario, quindi. Sono perfetto. Lara Croft, ok, cerchiamo di uscire da questa foresta. Sempre avanti, dice la missione. Vediamo. Ma poi perché ti muovi quando è scuro? Io non lo so. Ah! Perché adesso è aperta la porta? Ehi! Ehi! C'è qualcuno! Ma stai attenta, Gesù! Ma dove vai? Ti ha detto sempre avanti, non sempre giù! Potrei passare di qua. Come no? Come no? Devi passare di là adesso. 100-100 che cade. No, ok, non stavolta, dai. Comunque, ragazzi, veramente mi ricorda Far Cry 5, eh? Ma veramente, veramente. Io voglio sapere tu dove caspita vai. No one lives. Non è che prometta bene, Lara. Cosa hai preso? Esperienza, sì? Analizza un attimo sta roba, vedi un po' cosa c'è. Questa maschera non rappresenta una donna. Bello. Fattezze demoniache.
Dobbiamo dar fuoco per forza a sta roba qui. Quella è un'arma però, la puoi prendere. Bravissima. Questo ti sarà molto utile. Piccozza da scasso. Bene bene. E se abbiamo trovato un'arma, Perché mai l'abbiamo trovata? Perché probabilmente dobbiamo affrontare qualcuno fra non molto. O serve semplicemente per aprire le porte? Boh, chissà. Bene, vai che ce l'hai fatta. Qualcuno ci sarà sopra sicuramente. Se no sarebbe troppo facile. Ok, siamo in un altro posto, totalmente nuovo. O no? Sì, mi sembra di sì. Non sto capendo se... sì, se è Sam possiamo andare da Sam, no? Suppongo. Però perché mi ha fatto spegnere la fiaccola? Come se non si dovesse far riconoscere. Che bella l'ombra lì dell'amica sua. Lara, sei viva? Sam, grazie al cielo. Sorpresa. Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visto? Mi ha fasciato il piede. È il minimo che potessi fare. Scusa, dimenticavo. Io sono Mattias. Mattias? Non so. L'insegnante. Io non so se fidarmi di te, Mattias. Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Siediti. Sì. Sam mi stava raccontando della regina del sole. Sì, e Miko. Potresti dirmi di più? Sono curioso. Che tu ci creda o no, millenni fa la regina Miko regnava su tutto l'odierno Giappone. L'avrò sentita mille volte. Miko era splendida. Misteriosa, ma anche potente e spietata. Si narra che fosse dotata di poteri sciamanici. E qui di solito smetto di ascoltare. Le leggende hanno sempre un fondo di verità. Miko comandava la Guardia Tonante, un'armata di fieri samurai. Questi si lanciavano in battaglia cavalcando i venti e annientando qualsiasi nemico. Il sole sorgeva su ordine di Miko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Ecco qua, mo' si addormenta. Ma quando mai è successa una roba del genere nei primi Tomb Raider? Vabbè che non c'era questa dinamica. Mattias! Sono spariti tutti. Sam! Ti hanno lasciato qui, ma... Sam! Ma... L'hai sognato? Mai non ci posso credere. Ecco, la trappola, ci mancava proprio la trappola. Sam! E ora? Ora come la mettiamo a nome? I lupi, bene. Scommetto che ora tocca a me. Sì. Uno l'abbiamo fatto fuori. Un altro anche. Bravissima Lara. Non morire. Non adesso. Un altro lupino. Tutta carne Lara. Tutta carne. Per un attimo ho pensato stesse sognando. Felice di rivederti, tesoro. Non sapete che sollievo. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Era qui con un certo Mattias. Poi ho come perso i sensi. Al mio risveglio erano spariti. È un postaccio per le ragazzine. Dobbiamo trovarli.
Ehi, Erot? Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiunge Roth insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare Sam. Vado io con lei. No, vado io. Sai usare questi? Beh, sono un po' arrugginito, ma ce la farò. Andate da Roth. Noi troveremo Sam e quel Mattias. Che accoppiata, eh? Proprio con la persona che le vuole più bene. Sei sicura di farci? Sì, magari prima mi riposerò qualche minuto. Madonna, che passa guai, Lara, Gesù. Il fuoco è ancora acceso. No, fai pure, io vado in avanscoperta. Ok. Ecco, di nuovo sola. Vabbè. Sempre avanti, raggiungi Whitman. Vabbè ragazzi, perdonate se questo episodio è stato breve come intensità, nel senso ci sono state molte scene, però mi sa che l'inizio è così, c'è poco da fare. In ogni caso più avanti sarà più filante il gameplay con tutta probabilità, quindi restate sintonizzati. Spero vi sia piaciuto anche questo episodio, continuate a seguirmi per altri video relativi a Tomb Raider. Grazie ancora, ci vediamo, ciao!